Ciao ragazzi, ben Più ritrovati allo anticipato. Scoperchiozze. Va benissimo. Ben ritrovati allo E Scoperchiozze. Chop 94. Ovviamente se vedrete il video prima. Che combinato, scusa. Vabbè, Niente, sto volando. Ah, ok. Sono io, se sono io. vedete il video prima è stato interrotto perché è entrato appunto il nostro amico con cui stavamo parlando adesso. Comunque, guardatelo perché è molto divertente. Comunque, l'errore che è successo. Non so quanto bella sia la tua gamba piena di becconi. No, vabbè, ne ha uno qui. È perché stavo nascondendo lui così tanto per fare un po' l'idiota. Vabbè, non importa. Dettagli. Sì, no, Su comunque. sto video qua, infatti, parliamo velocemente. Vediamo di dirvi alcune cose sulle anime. Infatti, come dal titolo, Esatto. abbiamo messo le anime sono veramente da bambini? Sì o no? La risposta nostra ve la diamo a fine video, cioè tra 10 minuti se tanto. La vostra. Rispondetevi da soli quando avete O finito di anche vedere nei sto. commenti, siamo curiosi di Esatto. sapere la vostra opinione. Esatto. Allora, qui noi abbiamo l'esempio in cui lui diceva. Esatto. Lui una volta diceva: ma cosa sono? Dai, ma chi se ne frega? Non sono un No, non cazzo. è che dicevo Così così, è diceva. che diciamo che io abituato con i miei, chiamiamoli anime, ma sono, io li chiamerei anche tra virgolette cartoni animati come vera. Leggende. Leggende, esatto, giustissimo perché sono delle leggende, ancora tutt'oggi li fanno, parlando per farvi un esempio, Dragon Ball, Naruto, One One Piece, Piece. Naruto, i Pokémon che hanno la nostra età, che hanno no, non che più di 20 anni perché avevano fatto 20 anni qualche anno fa, quindi Sì. ne hanno un po' di, ne avranno 22, sì, 22 anni, spero di non dire una cazzata, casomai verrà fuori tra le cazzate epiche comunque, oppure, beh, Detective Conan. Tutti quelli che guardavamo da quando eravamo piccoli, Detective Conan. uno che io, un cartone che io ho guardato tantissimo, lui no, però la sigla la adoriamo entrambi perché ce la cantiamo sempre. Rossana. Rossana, mamma mia, io mi ricorderò sempre scena epica di Rossana, stanno parlando, a un certo punto Eric bacia Rossana all'improvviso, vedi Rossana che lo guarda. Ma perché lo hai fatto? Bam! Mi arriva uno sberlone assurdo! Sì, ma perché Poi, poi il microfono è sentato tipo a 1000? per esempio, altri cos'è che c'era ancora? Beh, Antaro, piccoli Esatto. criceti. Mamma mia. Ce n'erano, beh, insomma, non sto qua a elencarli tutti perché non voglio fare la lista della spesa, perché se no Figuriamoci. verrebbe fuori in una. Un Beh, libro. Lupin, mio Terzo. caro Lupin. Che ha anche fatto varie versioni nel tempo, Lupin, anche prima di noi, quindi. Comunque, questi sono, diciamo, anime che sì, ok, diciamo da bambini, però E se tu anche ci pensi bene, anche quelli adolescenti. hanno una storia che in realtà non sarebbe da bambini, ma li hanno modificati facendo diventare da bambini, Sì, perché censure full in anche per Italia. prendere anche uno dei più famosi di tutti, perché penso che lo fanno ancora. Anzi, hanno fatto anche una nuova versione. Dragon Ball. Esatto, Dragon Ball, uno dei Ah, famosi, super. più famosi di tutti. Esatto, la Super, quella nuova. E lo rifanno e rifanno dal normale al Z al GT. Anche quello io guardavo. Su YouTube trovate di tutto, quindi. È pieno di parolacce. Quindi, Soprattutto se guardate se la versione non fosse giapponese. censurato, Un non pezzo di merda, sarebbe testa di assolutamente cazzo. da bambini. Vaffanculo e così via. Anche per farvi un esempio, quando Nappa, il Saiyan, quello pe grosso pelato che era assieme a Sì, Vegeta sì, sì, all'inizio, che ha sì. ucciso tutti i suoi amici, no? Quando arriva Goku, quando combatte, intanto che combatte nella versione censurata che abbiamo visto in TV, non senti niente. Non senti forse un maledetto, ma. Mentre sulla versione, io l'ho trovata su YouTube proprio, senza censura, dice bastardo, pezzo di merda. Dice tante di quelle cose mentre lo ammazza Appunto, che. è vero. Sì, insomma, non è da bambini. Diciamo che Già. li fanno diventare da bambini. Sì, e questa è roba leggera. E Esatto, questa è questi leggera. sono un tipo. Poi c'è un altro tipo di anime, che possiamo chiamarli proprio anime. Come per farvi un esempio, ho guardato io e lui, beh, mi sono sbregato da ridere con To Love a Ru. Sì.
Poi una volta che ci pensiamo, se guardiamo qualche scena, guarda, moriamo. Guarda. Poi quello siamo è uno degli andati, anime che è piacevole di rivedere all'infinito. Mi ha fatto vedere Sora no Toshimono, Data Live, adesso stavamo cominciando Kakegurui. Sì. Comunque, To Love Ru è quello che finora mi ha fatto ridere più di tutti. Beh, vero. Per esempio c'è una scena divertentissima. Allora, pieno di figa. Eh? Ho detto pieno di figa. Sì, beh, quello sempre, ogni scena. Ovvio. Ma no, comunque c'è il protagonista Shido e questa ragazza Lala. Sì, ok, no? la che protagonista. Ha un fisico della Madonna, è una tettona, lo diciamo. Classico, classica tettona delle anime. Una sesta di seno. Ecco, appunto. C'è il nostro amico che si sta sbrigando da ridere. E praticamente torna bambina, no? Perché usa troppo i suoi poteri, torna bambina. E c'è l'altra sorella, invece, Nana, che è anche la sorella gemella, Momo, che... Piatta? No, sto dicendo Momo. Ah, Momo sì. È una cosa assurda perché ha una voglia di sesso che è una roba... Una pervertita a livelli atroci. Una pervertita. Comunque non succede mai niente qui. Però c'è questa scena di. A parte i segni che li vedete sempre. Insomma, però Nana invece è piatta, proprio piatta. Insomma c'è una scena divertentissima dove Lala, che siccome è tornata bambina, no? Perché ha combattuto contro Yami, che era diventata, spoiler, diciamo, cattiva. E vabbè, però non vi dico come finisce. Comunque Lala, Lala torna bambina per aver usato troppo i poteri. In un certo punto scivola dalle scale e cade addosso a Shido, no? E c'è Shido che la sta toccando, a un certo punto gli fa: scusa Nana, dopo guarda, ah Lala, scusa Lala. Vedi che dall'altra parte esce Nana, che è gelosissima del fatto di essere piatta, no? Esce Nana, lo guarda e gli fa: perché pensavi che fossi io? Con lo sguardo. Sì. Non ho niente. Quella è stata meravigliosa. Oppure ogni volta dico: oh, per fortuna non è. Poi quella scena in cui per fortuna non era Yami. Fa tre passi, trandosa Yami. C'è stata una scena in cui tipo le... Ah no, era per le scale. Le era caduto sulle scale a Yami. Prima era caduto a Kotegawa oppure a Lara, se non mi ricordo. Poi va giù per le scale, incontra Yami, cade addosso a Yami. Vabbè, ok, sì. E Yami. C'è mazzo. No, io con Yami mi ricordo una scena, ma più che altro perché ci ha messo a ridere per quello che ci siamo detto io e lui. E praticamente Lala aveva fatto questo dispositivo per fare i massaggi e a un professore. Solo che cosa succede? Celine, che è la pianta, una bambina piccolina, che sì, è nata da una pianta, stava giochicchiando con questo coso e spara questa siringa, che è quella, diciamo, un piccolo proiettile, che è quello che poi tocca il corpo della persona, e becca in pieno Tiar, che sì, è la mamma, diciamo, di la Yami. Mamma di Yami, anche se non altro di sangue, ma... Non vi spoilerò questa cosa perché andrete a vedervela, perché è una cosa che... Comunque la mamma di Yami, e anche lei un fisico della Madonna, anche più di là, classico, secondo me. Figa. E cosa succede? C'è il corpo sul telefono e vedi, siccome è una bambina, tocca, e vedi lei che si sente massaggiare dappertutto, ed è in classe che sta spiegando. Ma aspetta, sono due scene epicissime, comunque. E la prima è appunto in classe, sta massaggiando, vedi che gli parte il libro, dove gli cade in testa Risa, che è una ragazza anche questa pervertita atroce. Sì. Con tutte, palpa tutta, è una roba assurda. Comunque gli cade giusto in testa Risa. Oh, sfiga vuole che era in classe mentre la metto spiegava, era là col cellulare, neanche sì, farlo apposta. E tutti gli altri: sgamata, sgamata. No, Lala fa: ben ti sta Risa, così impari a usare il cellulare. Vero. Tutti si sono messi a ridere. Grandi. Poi continuando appunto, cioè Tia esce dalla classe, scende le scale, trova appunto Rito, il nostro protagonista, no? Che sì, le deve, sì, accompagnare, esatto, in infermeria. Scivolano per le scale, cado, giustamente lei cade sopra Rito in posizioni assurde. Sì, siamo al limite del e mentale. Io guardo lui, che vuol dire? Lui aveva già visto ovviamente già To Love Ru, e gli faccio: cazzo, meno male che non c'era Yami nei paraggi, perché di solito Yami è sempre quella che è anche protettiva su Tia, perché sono ovviamente. Oh, non avessi fatto tempo a dirglielo subito dopo, non appare Yami. E lui, e lui, lo avevi detto? Esatto. Ok, ti ammazzo. Vedi, casino, eccetera. Perché pazzo. Yami,
Questo lo posso dire perché tanto è la prima volta che lo vedete, proprio ve lo dicono subito. Ha il potere di trasformare qualsiasi parte del suo corpo in un'arma, quindi può usare tipo coltelli, spade. Comunque, ritornando al nostro discorso, anche tu lo avrò per dirti su molte scene dove vedi per dirti il seno. Esatto. Quindi io direi non è tanto da bambini. Appunto. Poi pieno di parolacce, pieno di battute. Sì, esatto. Soprattutto pieno di battute. Beh, parolacce, Sora no Toshimono. Il protagonista ne dice di tutti i colori. Sì, ma anzi, poi c'è stata una battuta che ero ecco, però quello non si vede niente di... Sì, sono Toshimono, non è tanto... C'è una battuta... No, di cosa stai dicendo di Toloveru? Toloveru c'è una battuta che mi ha fatto veramente... Mi ha ucciso, tipo, le... In... No, ci sono le battute che ve la devo dire. Allora, la prima è quella di me che... No, Nana fa me. Io non capisco come fanno a fare tutti questi elefantini e così via. All'interno gli animali, no? E Mea, che è la sua amica, gli fa: ma non lo sai? Allora si avvicina tipo così sull'orecchio e glielo dice. E Nana fa così: glielo mettono dentro! E poi e Mea gli fa: ma allora non lo sapevi veramente? Prova a esercitarti con Ritto. E là mi ha ammazzato. Ma quella volta che... Mea è divertentissima comunque. Ma una, diciamo tra virgolette, stronzetta, ma in maniera divertente, perché le combina di tutti i colori a tutti, cioè. Invece quella volta che veramente sono caduto così, mi sono dovuto tenere con la mano, che ero in camera, sempre di Toloveru, è stato quando le Ritto e Lala sono andati a fare il bagno assieme. Micidiale. Allora c'è Lala che vuole assolutamente baciare Ritto, no? Sulle labbra. Allora vedi che le... A un certo punto vanno le... Ritto va a farsi il bagno e Lala dopo un po' ci entra pure lei, no? Sì, non però sull'anime l'hanno un po' cambiata la scena. Sul manga e la vedi proprio come la racconti tu. Esatto. Sull'anime l'hanno un pelo cambiata. Evidentemente era troppo spinta. Sì, perché erano la mente al limite. Il manga è una cosa, mi sono sbregato troppo da ridere quando me l'ha fatta leggere. Guarda. La figa l'hanno censurata, proprio al limite, ma con posizioni tattiche tra l'altro, tipo alla coda, vabbè, comunque per cui sta là per non farsela vedere. Vabbè, allora entra e Ritto dice: cosa ci fai tu qui? Allora Lala dice: no, ho pensato che farsi il bagno assieme non è male, dai. Allora vedi che Ritto: vabbè, ok, ma tutto un po' imbarazzato. All'inizio lava la schiena a Ritto, Ritto idem viceversa. Poi Lala gli cade un classico sopra. No, ma prima gli dice: mi dai un bacio sulle labbra. No, neanche. Ho detto: non vedo l'ora che mi baci anche tu per sbaglio, come è successo con Aruna, perché Aruna era sulle labbra. Sopra. Sulle labbra. Allora, li cade sopra col culo in muso. Allora vedi tipo la figa là. Sì, esatto. Poi le e tipo vedi un po' tutta imbarazzata Lala, e Ritto tipo che gli esce il fumetto dalla testa, no? E Lala si distanza un attimo e gli fa: ma Ritto, non intendevi in quelle labbra. Io ti giuro, in quel momento sono morto. Ma bellissimo è anche il finale della prima stagione. Cazzarola, scusami, questa fammela raccontare, perché bisogna sapere che Lala lei costruisce sempre le sue cose, ma non funzionano mai. Fa sempre casini, disastri. Alla fine dell'anime, ma Ha fregato tutti, ha fregato me, ha fregato lui. Abbiamo avuto la stessa reazione. Sì. Abbiamo avuto la stessa reazione io e lui, quindi, anche perché poi mi ha detto anche io ho avuto la stessa reazione. E praticamente alla fine del film, siccome Lala dovrebbe sposare Ritto, essendo che Ritto ha superato dei vari test, che non vi dico, poi capirete, sì, ed è riuscito ad arrivare sulla nave di Gid Lucione, che è il padre di Lala. Sì, esatto. E si devono sposare, però Lala alla fine, siccome capisce che lui è innamorato di Aruna, eccetera, eccetera, dice: no, non ti voglio sposare. Esatto. Non lo voglio più sposare. Siccome Gid dice: devo distruggere... Allora Lala fa, siccome Gid gli dice appunto che deve distruggere il mondo, perché... E Lala gli dice: no, piuttosto cancello la memoria a tutti, vedi che prende questo suo arnese e cancella la memoria a tutti, vedi che comincia il giorno,
sono tutti a scuola e vedi Lala fuori dalla porta di scuola che deve entrare e c'è Peke. Là io okay. Già quando ho cancellato mia mamma sono rimasto così, come dire, no. E adesso? In maniera che nessuno si ricordasse di lei, no? Esatto, io sono rimasto lì, no, e adesso? Ma come? Se sono rimasto così, no? Insomma, esatto. Sta per entrare a scuola e c'è Peke, che è il suo fermaglio, che poi vedrete che è vivo, perché lei gli serve per vestirsi, che gli fa, Lala Chan, ma è proprio sicura? E lei, sì, sono sicura. Apre la porta e vedi che in quello che apre la porta arriva da una parte Rita, da una parte Luna e gli fa, bentornata Lala! E io, già là, Di lei che li guarda stupiti e gli fa, ma vi ricordate ancora di me? Ma io sono sicuro di avervi cancellato la memoria. Loro due la guardano e gli fa, ma quando mai le tue invenzioni funzionano? E io là ho detto, ma vaffanculo! È vero. Giuro, è stata epica quella scena. Poi beh, cioè, su Sora no Toshimono, mi sono dimenticato la scena. Che poi è anche un Sonato Shimano. È un altro anime, esatto. Sì, è una storia, diciamo, un po' meno divertente rispetto a Love Room, ma molto più seria. È una scena con Tomoki che mi ha fatto tanto dire, adesso mi sono dimenticato. Quelle di... sei troppo piccolo, soprattutto qui. Vabbè, quelle con Ninfa sono divertenti. No, ma era... Comunque Sonato Shimano... Ah, no, era con Ikaros, adesso mi è venuto in mente, con X. Praticamente, appena conosciuta Ikaros... gli può chiedere qualsiasi sì. Cosa. Sì. Insomma, a un certo punto è lì che mangia, se abbuffa, no? A un certo punto lei gli fa, puoi chiedermi qualsiasi cosa, e lui, voglio soldi. Sì. Perché Tomoki è un pervertito di quelli atroci. Vabbè, bello che all'inizio, per errore, gli ha detto, spogliati, così. Vai, vedi lei che comincia per scherzare, no? Sì, no, e lei comincia a spogliarsi, togliersi l'armatura e fa no, stavo scherzando, non posso fermare l'ordine. E quindi si spoglia, dammi. Ovviamente esatto. Non si vede niente, esatto. Però sì, no, anche quello ha alcune scene molto divertenti. Sì, poi comunque sono Sonato Shimano, bisogna essere anche un po' grandini per capirlo, perché dà un messaggio molto forte, esatto, e esatto. Molto profondo. Esatto. Dunque, poi è un'altra cosa che però lui non l'ha neanche visto su Data Live, invece Data Live mi ha fatto vedere, non ho visto tante parolacce. No, non hai neanche tante ne. Forse, beh oddio, forse tocca quando si arrabbia con Tobici che sta giocando ai videogiochi, che distrugge tutti i videogiochi, magari dice un po' di parolacce, forse no, neanche. Sì, poco, magari due tre scene violente, sì. Quello, beh oddio, ovviamente, però sangue ne vedi, no, non hai mai visto sangue. Ma che cazzo dici? Oh, sì, no, madonna, che cagato ho detto con Kurumi, ma sì, ok, sì, no, si vede il sangue anche troppo. Vabbè, ok, lasciamo perdere, è meglio che non vi raccontiamo. Soprattutto che si vede anche un certo il momento in cui Mana, un personaggio, taglia la testa a un altro personaggio, proprio si vede il personaggio del sangue volare via. Appunto Kurumi. Magari stavo evitando di dirgli che personaggio? Minchia, l'avevo appena detto io, Kurumi, cioè... comunque, ricordo. Guardatevi l'anime che è molto bello. Molto bello, sì. Il prossimo... Spoileriamo niente. Esatto, è. Dopo di Kagegurui gli faccio vedere un anime violentissimo, ma molto bello. Sì, che gliel'ho chiesto io perché mi aveva fatto vedere delle scene. Sono rimasto impressionato. Solo invece stiamo guardando Kagegurui che... Almeno lì non ci sono tematiche... Almeno penso. No, violenza zero. Di violenza, però... neanche di sesso, di quelle cose. Zero. Però comunque non è tanto da bambini, neanche quello, perché parla di gioco d'azzardo. E quella è una cosa, se ci caschi dentro, non ci vieni più fuori. Esatto. Cioè, o almeno fai tanta fatica a uscirne. Sì, è una dipendenza. Quindi non è di certo per bambini. Esatto. Vabbè, raga. Questa è una bella differenza, quindi, tra cartoni, tra quelli che fanno vedere in TV e gli anime, appunto. E comunque anche quelli che fanno vedere in TV, come abbiamo detto prima, sono anime. Sì. Che quindi la nostra risposta finale, senza considerare quelli che fanno vedere in TV, ma quelli originali, esatto, sì, la nostra risposta è no, gli anime non sono per bambini, decisamente. E queste sono le spiegazioni. E ora, voi cosa ne pensate? Anche perché in TV sono modificati e censurati in una maniera pazzesca, proprio per farli vedere i bambini. Bene. A volte modificano anche la storia, credo. Filla. Pochettino. Tipo, adesso ve lo chiedo. Quindi, genitori dei vostri bambini piccoli,
Volete farli vedere già tette, culi, sangue, gioco d'azzardo ai vostri bambini o aspettate un po' che... Vabbè, questo no. Però voglio sapere gli altri ragazzi come noi, come la pensano, anche magari come noi che sono cresciuti appunto con One Piece e Dragon Ball e tante altre cose. Voglio sapere come la pensano, no? Se la pensano esatto. come noi o meno. Esatto, perché tanto le... Tanto penso che sapevate tutti delle censure. Figuriamoci. Full. Vabbè, poi che dire, basta. Noi ci fermiamo qua, le commentate, condividete e basta. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Ah, ecco. L'ho fatto apposta. Sì, ci vediamo la prossima volta. Allora, spegniamo il microfono qui e qui. Ciao ciao.